Allora, adesso vedremo il tratto da questo libro, che tra l'altro nel primo capitolo, ecco, nei primi passaggi, nelle prime pagine, parla anche, seppur brevemente, purtroppo, del contesto, cinese religioso per quanto riguarda comunque l'adorazione, degli spiriti della natura, ecco, delle divinità della natura, anche se purtroppo l'autore, non so per quale motivo, l'autore è Paolo Sant'Angelo, che peraltro penso che tra l'altro sia anche forse il nome più celebre per quanto riguarda comunque questi studi di storia cinese. Lui comunque è un professore di storia della Cina, a Napoli. Non so se sia ancora vivo, ma penso di sì. Penso che sia effettivamente tra i nomi più famosi quando comunque bisogna leggere un qualcosa relativo alla Cina, alla storia della Cina. Ad esempio, nella prima parte del libro lui analizza proprio, cioè si limita un po' a parlare, seppur brevemente, purtroppo della dinastia Shang e della dinastia Zhou, o Zhou, non so bene come si possa pronunciare, che praticamente erano delle dinastie che non erano ancora focalizzate su questo discorso di confucianesimo, comunque di adorazione dell'imperatore, erano piuttosto basate su questo discorso di quasi animismo, nel senso che la primigenia forma religiosa cinese era una religione basata su un discorso di adorazione della natura. Addirittura si adorava una madre terra che poi, appunto, neanche a dirlo in maniera scontata, ecco, successivamente, cioè nelle dinastie successive, è stata messa da parte a favore dell'adorazione trascendente del cielo. Il concetto di Shang, che poi in un dato periodo è stato anche associato all'imperatore, quindi di fatto poi l'imperatore veniva divinizzato. Comunque in questo periodo, soprattutto in parte della dinastia Shang, tenete appunto presente anche ad esempio della dinastia Zhou, tenete appunto presente che c'era un po' questi rifacimenti anche a una madre terra, eh? Quindi molto probabilmente chi ad esempio mi ha seguito nelle analisi che avevo letto di Bachofen ha già capito. Quando ad esempio Bachofen parlando nella sua opera Capitale del Matriarcato, citava anche la Cina, vi avevo appunto fatto una videolettura riguardo della Cina, quando lui ad esempio parlava della classe sacerdotale femminile cinese, perché effettivamente prima che lì arrivasse il confucianesimo, che appunto era totalmente patriarcale, in realtà esisteva, è esistita una classe sacerdotale femminile di mandarine, chiamiamole così. È probabile, ecco, che secondo me appunto questa classe sacerdotale femminile, che comunque è esistita prima dell'arrivo del confucianesimo, appunto probabilmente fosse legata a questo discorso dell'adorazione della madre terra. Vediamo se qui trovo il termine cinese, ve lo dico anche subito, che si contrapponeva appunto all'adorazione del cielo, che comunque era un'adorazione tipo trascendentale e quindi appunto diciamo maschilista, che comunque tendeva a vedere come principio sommo il mascolino. L'adorazione della madre terra invece, vediamo se la trovo, ve la dico. Se trovo proprio il termine ve lo dico anche. Ecco, allora, ad esempio, vedete qui, oggetto di venerazione erano anche le divinità della natura. Fra cui spiccava quella della terra, rappresentata da una sacra collina, che in cinese si chiamava She, penso che si pronunci così, Shi. Chi addirittura, pensate un po', questa parola, cioè la parola She, che nel cinese dell'epoca voleva dire sacra collina e rappresentava proprio questo culto della madre terra, voleva dire anche società. Per dire, tanto per dire che appunto il culto religioso in realtà diciamo, teneva unito tutti i rapporti della società del tempo.
Ad esempio, qui, sempre andando avanti, la religione popolare doveva incentrarsi in una serie di culti indirizzati alle forze naturali, come le sorgenti, le montagne, le stelle, la luna, il sole o i fiumi, alle quali si attribuiva una potenza magica che si cercava in ogni modo di propiziare. La religiosità contadina, praticata nella comunità di villaggio attraverso la venerazione delle divinità della terra e del grano, come da noi Demetra. Vedete che appunto i collegamenti tra cultura e cultura ci sono. Dei fenomeni atmosferici, vento, tuono, pioggia e acqua, dei parassiti, del bestiame e degli alberi si è conservata grosso modo sino alla fine dell'impero. Quindi questo è giusto per dare una breve analisi, ecco, una breve introduzione alla religiosità cinese in epoca comunque della dinastia Shang, della dinastia Zhou o Zhu. Che praticamente, come vedete qui, era basata innanzitutto su un discorso di madreterra e anche ad esempio su un discorso di grano, Quindi, come vedete qui, terra e grano, o di sacra collina. Peraltro, poi in realtà il culto alle colline, e ovviamente colline concepite come femminili, è rimasto comunque nell'induismo. Perché, ad esempio, nell'induismo esiste tuttora il culto a Saptashungi, che è proprio una dea delle colline, Poi sotto comunque ve la metto. Purtroppo però l'autore qui adesso non so se per mancanza di fonti o se perché lui magari non ha voluto, perché comunque preferiva fare uno studio, diciamo, sintetico. Purtroppo però qui l'autore non ha messo nessun nome di divinità. Purtroppo, perché ovviamente a me sarebbe interessato conoscere i nomi poi effettivamente di queste dee, perché appunto in questo periodo comunque è attestato che i cinesi adoravano una moltitudine di divinità, quindi non adoravano solamente il cielo, che poi appunto, come dicevo, in realtà venne a giustapporsi, ecco, con il discorso dell'imperatore, quindi ovviamente a diventare mascolino. Ma anche addirittura tutti gli altri eventi, fenomeni atmosferici, come abbiamo visto qui, e soprattutto poi questo discorso della sacra collina e del culto della madreterra. Quindi, ovviamente, a me sarebbe interessato qui che l'autore riportasse anche i nomi di queste divinità, purtroppo lui non l'ha fatto. Vi posso però dire che il nome più celebre, per quanto riguarda la divinità della luna, nel pantheon cinese. Il nome più celebre è rappresentato proprio da Chang'e, Chang'e che è proprio la dea della luna. E poi comunque sotto ve la metto. Allora, questo era giusto per darvi una brevissima introduzione per quanto riguarda la spiritualità cinese in epoca della dinastia Shang e della dinastia Zhou. Adesso direi, facciamo così, lo faccio nel prossimo video. Nel prossimo video invece vi leggo un po' che cosa ha portato il taoismo, cioè questo discorso del Tao e anche dal punto di vista dell'immortalità, che peraltro poi è un concetto che in realtà nella primigenia concezione cinese non era molto definito, perché in realtà sembra che i cinesi effettivamente agli inizi non avessero poi questa specie di al di là così ben definito, un po' similmente comunque anche agli ebrei. Anche se effettivamente è attestato che loro praticavano il culto degli antenati, sempre già a partire da queste dinastie. Direi appunto nel prossimo video di leggervi un po', introdurvi un po' a cosa si intende con questo discorso di Tao, di Tao anche, che avevamo comunque già visto, avevo fatto quel video dedicato proprio all'etimologia del nome, l'avevamo visto quando vi avevo letto Lao Tzu.